zombie apocalypse. Allora, questo pancake molto semplice, andiamo ad utilizzare mezza banana grande oppure una banana piccolina come questa, ok? Vado semplicemente a tagliare a pezzettini. Dopodiché aggiungo il latte, un cucchiaino di lievito, ok? E adesso hanno dei pancake molto semplici ma soprattutto molto leggeri. E quindi niente, andiamo a frullarli. Aggiungiamo la farina 00 e andiamo a frullare il tutto. Questa è praticamente la consistenza che deve avere, quindi molto molto cremosa. E adesso li andiamo a cuocere. Vado a oliare un po' la nostra padella. Acceso, adesso con un cucchiaio andiamo a fare il nostro pancake. Potete farlo grande quanto volete, ok? E spesso quanto volete, quindi io vado così. Facciamolo anche un po' più spesso, così vi faccio vedere la differenza. Fuoco basso, mi raccomando, così si cuoce per bene anche dentro. E poi li gireremo. Questi ovviamente sono con farina 00. Vedete che si stanno creando dei buchetti. Fra un po' li gireremo. Eccoci qua. Andiamo a girarle. E voilà. Mamma mia, c'hanno un buon profumino. Molto, molto leggero. Potete anche tenerlo un po' di più, eh? Ok, adesso li andiamo a togliere. Potete fare o tre grandi come queste, vedete? Oppure, come ho fatto io, circa 2, 4, 6, 7 piccoline, in base ai vostri gusti. Giro un altro po', questo è a posto. E giriamo qua un pochino di più. Ecco qui il risultato delle... Aggiungiamo un po' di miele, poi se volete aggiungere altra frutta fate pure. E voilà, questi sono i pancake, da una parte mini e una grande, con la farina 00. La stessa ricetta andremo a utilizzarla per farla fit. Adesso vi faccio vedere. La seconda ricetta, parliamo di pancake fit, quindi andiamo a utilizzare la prima ricetta, uguale identica, solo che al posto della farina 00 andremo ad aggiungere lo shake, quindi il pasto sostitutivo. Banana, latte, shake e un cucchiaino di lievito. E voilà, il gioco è fatto. Frulliamo tutto. Adesso andiamo a cuocerli con un cucchiaino. Prendo una quantità piccola perché faccio dei pancake piccolini, dato che sono ultra proteici. E per colazione super consigliato per mantenere la linea. Poi dipende in base al pasto sostitutivo che voi prendete,
Okay, che serve appunto per dare massa muscolare oppure semplicemente andare a dimagrire, no? E voilà. Mi sto girando. Avevo il fuoco un po' più alto rispetto al solito, per questo si sono un po' sbruciacchiati, ma saranno buonissimi comunque. Ecco qui il risultato. Sono veramente super buoni, super leggeri, ok? Mi raccomando, fateli molto fini e a fuoco bassissimo in modo che si cuocia per bene dentro. La terza ricetta, quindi pancake senza glutine, andiamo a sbattere due uova. Con ovviamente lo zucchero. Aggiungiamo la farina di riso, il latte, mischiamo per bene. Aggiungiamo 2 cucchiai di olio di semi, quello che più preferite, ok, e poi aggiungiamo un cucchiaino di lievito, della scorza di limone aggiungetela perché dà più sapore, e infine aggiungiamo un po' di mela. Io ho fatto praticamente mezza mela perché era veramente una mela gigante, però potete usare anche una mela intera se sono appunto quelle mele piccoline, no? Mischiamo il tutto. E voilà, adesso andiamo a cuocere. Andiamo a fare dei pancake belli grandi. Ecco qua. Piano piano si cuociono e questa sarà una buonissima colazione, veramente completa, no? Per celiaci. Fra un po' lo andremo a girare. Giriamoli. E voilà. C'è un profumino buonissimo. Potete tranquillamente anche non metterci la mela e cuocerli tranquillamente perfetti così come sono, ok? Altrimenti andiamo un po' a schiacciarli perché comunque c'è la mela in mezzo e quindi non si cuociono uniformemente. Sempre a fuoco basso, eh? Procediamo con degli altri, ovviamente sempre nello stesso modo, poi quando iniziano a crearsi dei buchetti li andremo a girare e via. Decorate come preferite e così la colazione è super sana e super leggera e buona. Ecco qui il risultato, l'ultima l'ho fatta gigantesca perché avevo paura che non riuscivo a farne due, comunque sono venute praticamente 5, potete fare fino a 6 pancake con questa ricetta. Ecco a voi il risultato del senza glutine. Grazie per aver visto il video fin qui e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale, lasciatemi un like e ci vediamo sul prossimo video. Ciao!